You ass, come here, ass, fuck. Ho 26 anni, ma ho già iniziato a mentire riguardo alla mia età, perché nella vita ho raggiunto obiettivi che possiamo considerare adeguati per un ragazzo di 18, forse 19 anni. Nel senso che ho preso la patente, ho preso il diploma di maturità, basta, mi sono fermato qui. Possiamo dire che sono in un anno sabbatico, da qualche anno. No, la verità è che non mi sarei mai aspettato nella vita che più di sette anni dopo essermi iscritto all'università, sarei stato ancora all'università, ma soprattutto così drammaticamente messo male. Però non mollo, ci tengo a dirlo, vado avanti, faccio un esame all'anno circa, perché sono un ragazzo molto sensibile. E visto che in questo esame che faccio di solito vengo bocciato, poi ho bisogno di un annetto per riprendermi. Mi ricordo il mio primo giorno all'università, facoltà di medicina, facoltà che per esperienza personale non mi sento di consigliare a nessuno, se non coloro i quali vogliono studiare, impegnarsi per avere un lavoro ben retribuito, rispettato dalla società e di grosse soddisfazioni umane e personali, nonché unico lavoro destinato a rimanere sulla faccia della terra quando le prossime epidemie ci decimeranno tutti quanti. Vabbè, questo doveva dirvelo qualcuno. Torniamo a me. Primo giorno di lezione, sto entrando in aula e insieme a me entra questo tizio paraplegico, tetraplegico, non lo so. Già si capisce che non sono il migliore degli studenti di medicina. Che non serve neanche, insomma, fare medicina per sapere se un tizio è tetraplegico. Te lo insegnano già da piccolo che sono quelli che vanno presi in giro. In ogni caso, il tizio era sicuramente in sedia a rotelle e anche le braccia non erano proprio in formissima. A metà lezione questo tipo alza la mano. Vabbè, fa quello che può, insomma. E chiede al professore se può spiegare un po' più lentamente, perché lui sta facendo fatica a prendere appunti. In quel momento io penso: minchia, questo tizio ci metterà una vita a laurearsi. Cioè, fa fatica a prendere appunti, farà fatica a scrivere agli esami scritti, bello sbatti. Ecco, se siete abituati a vedere film con finali a sorpresa, avrete già capito che il nostro giovane protagonista si è laureato ormai più di un anno fa. Ma direte, ok, cosa c'è di strano? Nel senso, a prescindere dalle sue difficoltà motorie, se il tizio era sveglio e intelligente, si è laureato. Ok, sveglio, ok, intelligente, ma io mica sono stupido. Quindi perché lui sì e io no? Deve aver avuto sicuramente qualche vantaggio nei miei confronti. Prima cosa che ho pensato, avrà fatto pena ai professori. Gli avranno regalato gli esami per questo. Ma questa teoria non sta in piedi. Perché anch'io ho provato a giocarmi la carta della compassione. Avendo questo nome un po' esotico, ogni tanto nelle mail che scrivo ai professori caccio degli errori di ortografia grossolani. Tipo, professore, si mi può dare a pelo straordinario? Senza doppie. Oppure agli esami orali faccio la parte dello studente straniero disadattato. Professore, vostra lingua è difficile, lei lo sa meglio di me. Io sono in Italia di pochi anni, professore, non è facile per me. Non è facile. Come dice professore, lo so che non sono neanche tanto preparato, lo so che se vuole sapere perché io gli dico anche, se vuole sapere perché io gli dico. Io non posso studiare tanto che devo lavorare per mandare soldi mia famiglia. Io faccio di badante a un signore anziano, professore. Non è facile per me. No, professore, non è che io posso usare il signore vecchio come cavia mentre che pulisco culo per ripassare emorroidi che lei mi chiede qua oggi. Non riesco di stare concentrato.
se lei mi fa passare esame, io posso lavorare qualche ora in più che mia famiglia, mio paese, adesso spetta soldi da un mese, professore. Da un mese? Da un mese loro mangia solo crackers e acqua. Crackers e acqua, professore. E a mio paese crackers non è buoni come in Italia.